20:30, bentornati su Sky TG 24, i fatti più importanti di questa sera. Cominciamo con l'annuncio di... Prevedono tempi lunghi per i primi risultati dell'autopsia sul corpo della ragazza ritrovata ieri, come sappiamo, a Lloret de Mar. Solo dopo l'esame del DNA si avrà dunque la conferma definitiva che il cadavere appartiene alla ragazza italiana scomparsa una settimana fa nella località turistica, anche se ormai, e questo in fondo già da ieri, sono sempre minori le speranze. Allora, dalla Spagna con Nicola Veschi e poi andiamo a San Giorgio delle Pertiche, dove vive la famiglia di Federica, con Gianfranco Gatto. Sia sul corpo della ragazza ritrovata ieri, come sappiamo, a Lloret de Mar. Solo dopo l'esame del DNA si avrà dunque la conferma definitiva che il cadavere appartiene alla ragazza italiana scomparsa una settimana fa nella località turistica, anche se ormai, e questo in fondo già da ieri, sono sempre minori le speranze. Allora, dalla Spagna con Nicola Veschi e poi andiamo a San Giorgio delle Pertiche, dove vive la famiglia di Federica, con Gianfranco Gatto. L'ho lanciato oggi dal ministro dell'economia Giulio Tremonti sullo stato presente e futuro dei conti italiani. I numeri sono tutti negativi, ha precisato Tremonti, e il governo Berlusconi non ha ereditato nessun tesoretto. Vediamo. E delle indagini sull'omicidio di Federica, l'arresto e la confessione di Victor Diaz Silva lasciano aperti alcuni interrogativi sia sul movente del delitto sia sulle eventuali complicità che il giovane uruguaiano può aver avuto la notte dell'omicidio e durante la tentata fuga. Ci dice tutto Nicola Veschi. Eccoci, buonasera e bentornati di nuovo in diretta su Sky TG24. Come avete sentito, andiamo subito a Trapani in apertura. Un incidente, un aliscafo sulla rotta Favignana-Trapani ha urtato uno scoglio all'ingresso del porto di Trapani. L'aliscafo Lettore Morace della Ustica Lines, che si è schiantato all'imbocco del porto di Trapani,